Amici di Gamer Inside, io sono Michael e oggi siamo in questo nuovo episodio di Assassin's Creed Valhalla, sempre alla ricerca dei membri dell'ordine. Allora, io oggi in questo video vi chiedo di lasciarmi un commento per farmi sapere se volete ancora la serie di Assassin's Creed, oppure magari vi porterò un video ogni tanto perché sta veramente diventando pesante da registrare. Da giocare no, ma da registrare, ragazzi, vi devo dire la verità, per me sta diventando veramente molto molto, non molto 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 pesante, però sta diventando abbastanza difficile da registrare perché non porto contenuto che a me sul canale può piacere, diciamo. Quindi lo porto anche a mo' di guida adesso, più che altro. Allora, le solite cose, ragazzi, mi raccomando, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale se siete nuovi, attivate la campanellina per ricevere tutte le notifiche. Mi raccomando, in live tutti i giorni su Twitch dalle 16 in poi, senza orario, quindi possono essere dalle 16 alle 18, come dalle 16 a mezzanotte. Vi ricordo che il 29 alle 2 di notte forse sarò in live. 29:30. E il 31 dovrei essere in live alle 5 del mattino con l'anniversario, scusate, l'anniversario dell'album delle Crevella, che voi sicuramente conoscete, ho messo tante volte in live su Twitch, con l'anniversario del loro album. Sarò in live probabilmente dalle 2, quindi venite 10 minuti prima, all'1:50 perlomeno, e prendete posto insieme a me per vedere cosa faranno. Poi che altro, che altro? Mi sto dirigendo verso quel punto lì di osservazione perché nel caso serve, abbiamo un punto di osservazione. E ci fa sempre comodo. Poi che altro, che altro? Come vi ho detto già all'inizio, voglio spiegare un po' meglio questa questione nel frattempo che stiamo cavalcando per praterie, eccetera, eccetera. È un gioco davvero, 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 davvero. Cioè, raga, quando vi dico davvero, grosso, enorme. È un gioco che io non mi sarei mai aspettato di una dimensione così, così spropositata. E invece lo è. E invece lo è. È veramente. Forse è il gioco che mi sta tenendo di più attaccato, ma non per hype o altro, ma per durata. Perché voglio completarlo. Io con i videogiochi ho questa mania di completismo che non ho con le serie TV. Per fortuna, perché sennò addio Twitch e YouTube. E ci tengo molto a completarlo, però è veramente difficile. Lungo. Cioè, per fare un boss ogni tanto ci muori 15 volte, 20 volte. Wow, che bella. Pure l'ambientazione è bellissima. La colonna sonora anche. Tutto così bello, così. Cioè, non so nemmeno io come spiegarlo, sapete? Guardate, adesso mi ho trovato Portchester. Quindi io dovrei cavalcare il fiume. Teoricamente, se il blocco è del fiume Ember. Ma facciamo così, vado da qua verso su. Però voi non ve lo faccio vedere perché taglio. Ok, ragazzi, ho trovato il punto dove si trova il tizio. Ve lo faccio vedere per
Per quelli che sono curiosi, si trova al monastero di Brimcliffe, la regione del Wessex, a sud di Sussex. In sintesi, qua si trova. Qua. Questo punto qua. Al monastero di Brimcliffe. Adesso voglio farlo insieme a voi perché qui... Guardate qua quante guardie ci sono. Se mi vedono solo con la coda dell'occhio sono morto. Dai. E direi... Giustamente. Sono quattro guardie qua. E come faccio? Poi sono dei livelli alle stelle oltre. Ah, però è uno di questi. Sono un 4 o 3? Non riesco a contare. Vediamo un po' che devo fare. Che gli faccio quello. Oddio mio. Oh mio Dio. Oh mio Dio no. Oh mio Dio no. Devo assassinare lui. Però... Ehi là! Ecco qua. Eccolo. Eccolo. L'abbiamo fatta. L'abbiamo ucciso. Ehi, ma cosa? Ho cercato la felicità nell'argento ricevuto dall'ordine e l'ho condiviso con molti bisognosi. Non farti accecare dal bagliore della tua crudeltà. L'argento ha sempre un prezzo. E dunque? Ho creato il bene da ciò che chiami male. Ho migliorato intere vite, vite che valevano ben più di quell'argento. Non rinnego il sacrificio di quelle vite per un bene più grande. Madonna, zio, come stai? Oh. Vai, vai, vai! Siamo quella carogna! Sì, sì, bravo, bravo, bravo. Provaci, provaci. Oh! Quanto leva una freccia! Punti talento. Ah, nello scorso episodio mi sono dimenticato di dirvi che ho ucciso Beort Kishkishkonsk off camera. Vabbè. Talenti. Potenza 69, raga, sono potenza bassissima. Però riesco a fare tutto. Un po' di fatica, ma riesco a fare tutto. Blocca l'abilità di assassinare i bersagli di alto livello con un attacco basato sul tempismo. Lo voglio. Bellissima abilità. Lanciano i sassi, buoni. Tanto qua non potete arrivare. Sfigati. Vediamo un po' chi è il prossimo membro dell'ordine che devo uccidere. La falce. Vado lì e vi faccio vedere dove si trova. E ragazzi, ho trovato il punto facendo tutta quella tiritera bla 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 inutile. Della la tizia dell'ordine, che è una tizia. E volevo farvi vedere quanto è bello graficamente il gioco. Ci tenevo tanto a farvelo vedere. Ho giocato tutta ultra, ovviamente. 38 fps. Perché? Io, ragazzi, stavo aspettando giusto per parlare due, per farci due chiacchiere. Sto aspettando anche la chiave di The Medium. Però quella molto probabilmente non arriverà mai. Per quella diciamo che ci ho perso le speranze, va. Ho scritto tante di quell'email al reparto press degli sviluppatori cioè gli sviluppatori ho scritto
Ho scritto al press di... Ora vedrai! Avanti! Fate come me! Fatemi confermare l'uccisione. Ecco qua. Ho scritto a tutte le parti in cui potevo scrivere e praticamente non ho mai ricevuto risposta. Questi occulti, sei forse un loro servo? Io non servo nessuno. Ripulisco l'Inghilterra dalla sporcizia. Per il bene della mia gente. Ah, ecco. Le senti? Le scuse di una mente schiava. Questa non ha voglia di parlare, mi dicevano. Questa voglia di ridere. Muori, infedele! Prima scappo, poi muoio, non mi preoccupate. Qua. A posto. Fiato corto? Ma che fiato corto, che io mi sto arrampicando. Manco fossi un ragno. Spider-Man, proprio spostate. Allora, vediamo un po' se mi ha sbloccato qualcun altro. Questo vuole 3 indizi. Vedo un po' oltre a questa qua della... dell'ordine di cosa? Dell'ordine degli ordini? Dell'ordine degli ordini. Trova tutte le pagine degli occulti. Trova tutte le pagine del codice. Completa 10 contratti. Ecco, questa vorrei farla anche. Questa dovrei farla. Però queste qua, tipo completa 10 contratti, me le faccio off camera. Allora, direi, continuiamo con l'ordine. Vediamo un po' il prossimo indizio dove si colloca. Dove si colloca Stonehenge. Eh? Ah, ho capito dove si trova. Ho capito. Vi ci porto subitissimo. Ok ragazzi, faccio vedere la posizione precisa dell'ultimo membro dell'ordine, perché poi ho altri video da registrare. Mi dispiace che questo video duri un po' di meno, però non fa niente. Alla fine recupererò domani. Vi faccio una live su YouTube alle ore 15 puntuali, mi raccomando, live ad oltranza, finché non finiamo Assassin's Creed qui su Gamer Inside 2. Voglio fare questa live per anche farvi vedere come gioco off camera e per salire di potenza insieme a voi. Allora, uccidiamo questo tizio che è, immagino sia lui. Esattamente. Assassiniamolo. A 20 fps allora. Ok. È un po' cosa dice. Alla mia famiglia. Solo a loro. Li amavo più di ogni cosa. E le famiglie cadute per volere dell'ordine non erano degne d'amore. Sei un danese. Come puoi capire il valore della vita? Per te chiunque vale meno della tua ascia. Ti sbagli. Vedo onore in molta gente, in molti luoghi. Ma oggi hai dimostrato che la tua compassione ha confini crudeli e brutali. Esattamente. Tieni gli occhi aperti. Mi ha bisciottato. Mi ha bisciottato. Oh mio Dio. Ok. Aspettiamo un attimo il caricamento. Mi ha bisciottato, raga. Mi ha bisciottato. Oh no, devo riucciderlo. Vabbè, comunque l'ho ucciso. Per questo video è tutto.
Lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale. Mi raccomando, domani alle 15 live su YouTube. Oggi alle 16 live su Twitch. Mi raccomando, venite numerosi. Link in descrizione.